Prego. Forse ci porti un po', cominciamo dal gol. Se ci spieghi un po' quel gesto, insomma, quello che è accaduto. Il gol è stato bravo Palazzo, infatti ringrazio, ha messo una gran palla. Io sono stato bravo a inserirmi e sono stato freddo davanti alla porta. Poi il gesto è stato un gesto che mi sono chiarito subito con la tifoseria, perché non è stato un gesto rivolto a loro, ma per quella gente che ci rende conto, come ha detto il capitano, che invece di incitare soprattutto la gente come noi che siamo di Foggia, sbagli la prima palla e già incomincia a mormorare, secondo me non va bene. Invece sono contento per i club organizzati, Curva Sud e Curva Nord, che ci incitano dal primo al novantesimo. Infatti il mio gol era una sensazione felice, non dispregiativa. Era un gol che dedico sia a loro, al mister e ai miei compagni, quindi, ma non a quella gente che rema contro. Perché una partita come un derby del genere deve essere preparata alla grande, ma partendo dai tifosi, dalla stampa, dal gruppo, perché per vincere non si vince solo come squadra, ma si vince come ambiente. Questo bisogna migliorare, però ripeto, ci siamo chiariti subito alla fine della partita e niente, adesso ci vogliamo bene più di prima, ecco. No, lei ha fatto benissimo a fare quello che ha fatto. Anzi, io le auguro di segnare ogni domenica. Prossima volta fa così, fa così, tutto. Basta che fa gol. No, ma il gesto era rivolto a quella gente che remava contro. Sì. Infatti sono andato subito dal mister per far capire che il mister è competente, perché Mugugni a me non piacciono. Gente che dice 4-4-2, 3-4-3, tutti allenatori, sì. Qui alla fine ci va in mezzo al campo. Fino, ma non dà retta al dottore. Evitami quei gesti. No, sì. Tu devi essere superiore. Sì, ma infatti io sono superiore. Lui non deve fare i gesti tipo Delio Rossi, perché verrebbe scoricato. No, però i gesti devono evitare. Si può fare tranquillamente. Anzi, no, ma infatti è frainteso. Mi sono chiarito subito e ci vogliamo ancora più bene di prima. C'è gente che adesso fuori strada anda a prendere l'aperitivo insieme, che abitano vicino a casa, capito? Quindi. Questo è il quarto, il quinto gol col Foggia. Secondo quest'anno. Poi c'è quello con Sassuolo. Sono 2-4, mi sa. Ho fatto Sassuolo Ternana, Potenza. Sì. Solo che Sassuolo e Ternana l'ho fatto pure con Matera, diciamo, e poi questo è il problema. Con Matera? Sì. Diciamo, col Potenza. Col Potenza. Prego, Roberto. Cosa ha funzionato in campo e cosa non ha funzionato in campo, visto che avete avuto dei momenti in cui avete creato anche tanto? Secondo me. Secondo me, partendo dal presupposto che il Bisceglie, se sta in quella posizione, non è un caso. Però noi ce la siamo giocati alla pari, siamo partiti i primi 20 minuti dove non abbiamo gestito il controllo della palla e loro ci hanno prestato molto, sono stati pure bravi loro, però dal 25esimo del primo tempo fino a fine partita, anzi il secondo tempo li abbiamo chiusi nell'area loro. Dispiace perché non è arrivato il gol, ci credevamo tutti, adesso bisogna ripartire da questa prestazione e cercare di ottenere 3 punti contro il Potenza, perché non sarà neanche facile, perché ho capito che ha perso, sono venuto a sapere, ha perso 7-0. No, 3-2. No, Potenza. Il Potenza sì, il Taranto 3-2. Quindi non sarà un ambiente facile, però secondo me se giochiamo con questa mentalità partite ne perdiamo poche. Però la posizione da interno di centrocampo, sono due gare che ci stai giocando, come ti trovi? Perché prima l'hai impiegato più come esterno. No, partendo dal presupposto che questo è il mio ruolo dove io sono nato, sono partito dal settore giovanile con questo ruolo, col 4-3-3, mi ha impiegato Zeman con questo ruolo, Novelli con questo ruolo, il mister adesso sta adattando questo tipo di gioco e mi trovo abbastanza bene, però al di là di tutto è la molla che mi è scattata in testa. Poteva scattare prima, però meglio che tanti che mai. Adesso sono contento, speriamo di continuare così. Mi hai visto quando partivano sia il primo che il secondo tempo i giocatori del Bisceglie?
8 giocatori in linea, ti ha ricordato qualcosa? È il mister Zeko, sì. Però... Che impressione ti aggrediscono? Sì, ci possono, ma è un'arma a doppio taglio, perché se ti aggrediscono c'è spazio alle spalle, quindi c'è profondità. Infatti al secondo tempo è andato palazzo. Nel primo tempo non abbiamo fatto neanche un lancio di profondità, perché quando tu vivi tutti e 8 oggi segno solo davanti al portiere, quando ha liberato l'uomo solo davanti al portiere il Foggia ha fatto gol. Nel primo tempo non è mai capitato il Foggia non ha segnato. È capitato a me, solo che non sono stato bravo. Ma era difficile quella palla, non era una palla pulita. No, però non voglio essere presuntuoso, però per le mie caratteristiche io devo fare gol là. Lo so. Sono stato un po'. Ho preso una scelta intermedia nella stoppare e nel tirare di prima. Va bene ragazzi. Va benissimo.